Bella a tutti ragazzi, sono sul nuovo video di Euro Truck Simulator 2. Siamo qua dove ci eravamo lasciati ieri, siamo nell'ottavo episodio. Io direi subito di partire e via. Aspettate che devo resettare un attimo il cronometro. Ripristina, avvia. Se qua qualcuno ci lascia passare. Aia, qua arrivano tutti belli cannati. Adesso ci lascia passare nessuno. Questo qua però ci lascia passare comunque il Volvo. Grazie Volvo, ti voglio tanto bene. Facciamo, prendiamo il telepass. Via. Dai su, accelera. Vedete fare il nessuno, ti lascio passare, grandi. Mamma mia, non me ne ero accorto. Che bot che v press. Dai su, passa. Volvo, non vuoi passare? Va bene, passo io. Allora mi prende per scemo questo. Che bot che v press. Ho preso giù una botta lì. Mamma mia che botta. Adesso bisogna mettere il coso. Cruise control. Boom, partiamo. Ieri abbiamo raccontato dell'autostrada, vabbè. Quello che le persone vanno ai 70. E oggi che cosa possiamo raccontarvi? Possiamo parlare, siamo in Umbria intanto, possiamo parlare di la
versione R, magari farò un R500 vuoto, adesso poi devo segnarmelo, un R500 vuoto. E qua cos'è che c'è? Lavori. Un R500 vuoto, intanto siamo dalla nostra parte, giusto? Segnarmi, aspettate che lo segno nel telefono. Mettiamo, sto usando il telefono alla guida che non va per niente bene. R500, non R600. Versione R500, poi non so. Prima un Volvo FH13, che è quello che ho già in scuderia, quello che ho già fatto, l'ho già usato. FH, aspettate che sto sempre usando il telefono. FH13 540, poi un R500 e poi non so, poi magari riprendiamo un R, una versione R però next generation. Voglio supero, non mi lascia superare. Vabbè, supero adesso. Quanto sono? 90, giusto? Sì, però basta usare, ok. 67 km, 57, 67, mi è venuto male. Sì, però potevi dirmelo che andavi più forte di me. Adesso guarda e frena in un colpo, eh. Poi mi piacerebbe andare su in Svezia quando esce la promod, però, perché senza promod andare in Svezia è brutto. Quando uscirà la promod 1.35 andremo su in Svezia. Stasera devo guardare se è uscita, meno così la scarico a pezzettoni, perché un euro per la promod non li spendo e la scarico a pezzettoni, cioè quello che ogni 200 mega ci andrà 2-3 giorni prima che la scaricherò tutta. E poi non so, vedremo cosa, che camion fare. Vabbè, ho detto un Volvo, uno Scania, e poi magari andremo sul, a me piacerebbe andare anche in Islanda con, però ci vado con lo Scania in Islanda. Facciamo una cosa, Volvo, andiamo in Svezia, Svezia, Norvegia, comunque Svezia, adesso lo scrivo Svezia, aspettate che fermo un attimo e scrivo Svezia, Norvegia, Finlandia, Svezia, virgola, Norvegia, virgola, Finlandia, Volvo, col Volvo abbiamo detto Finlandia, poi con l'R500 andiamo su Estonia, virgola, Lettonia, virgola, Lituania, e poi con un R620, facciamo un R620, versione, un R580, dai, facciamo un R580, V8, in Islanda andiamo, se riusciamo, V8, in Islanda, adesso me lo salvo, boh, meno così, non uso più il telefono alla guida e sono meno pericoloso, sono, qua dietro abbiamo tanto il grifone della Scania, Scania comanda, comunque lo Scania è lo Scania, 690 litri ancora di gasolio con una media di 2 km al, con una media di 2 km, 2 litri ogni chilometro, cioè un litro ogni, mi sono voluto mettere in corsa d'emergenza perché non si sapeva mai. Qua che cos'è che c'è? C'è stato un tamponamento. Boh, quel Volvo non va più. Non so cosa c'è lì davanti. Non so. Se mi lascia non lo supero. Non so perché va così piano. Ah, perché qua c'è stato una cosa. C'è stato uno che è scappato dalla pula. Ah, è per quello. Adesso entra. Ti lascio anche entrare. Visto che bravo che sono proprio bravo ragazzi.
se lo facciamo, Daf, non ne sono sicuro, quindi non ve lo prometto. Visitiamo. Non mi piacerebbe tanto andare all'estero con il DAF perché non mi fido, ecco perché ho paura di rimanere a piedi. O se andiamo, andiamo in Svizzera, o sì, in Svizzera, in Francia, in Spagna, non tantissimo lontano, più o meno 1500 km da casa. Se dobbiamo rimanere a piedi, almeno siamo a poco da casa. E nella 1.35 è uscita una cosa proprio bella, cioè proprio bella. Si possono comprare i garage dall'online, quindi è una cosa molto bella. Intanto qua siamo a Firenze, come vedete qua c'è Firenze. Siamo sopra Firenze, si può dire, vicino a Firenze. Adesso dobbiamo andare. Non so dove mi fermerò, o mi fermerò ad Arda, all'autogrill Arda. Ma a Cantagallo o a Cantagallo, adesso vedo come sono messo. Adesso no, a 15 minuti mi fermerò a Cantagallo. Sono a 14 o 13 e mi fermerò ad Arda. Qua siamo già a Cantagallo, no? Mi fermerò ad Arda. All'autogrill Arda di Piacenza. Dove dicono che fanno tantissimi furti. Voce, questa qua l'ho letta. Non mi ricordo dove, però dicono che tanti furti li fanno ad Arda e spero proprio che non sia vero. Infatti conosco anche una persona che ha ricevuto un furto proprio mentre stava facendo la pausa di 45 minuti ed era in autogrill ad Arda. Infatti ad Arda facciamo solo la pausa delle 12 ore solo, chiama poco. Infatti non è che mi fido tantissimo a farla ad Arda. Preferirei farla a Cantagallo, ma ci fermiamo ad Arda, tanto su Eurotrack non penso che vengano a rubare. Tanto saremo, massimo la finiamo a 20 minuti, ci fermiamo in una piazzola di sosta a finire la puntata e poi al massimo a Milano ci arrivo io da solo. Ehi, ci sono delle strade un po' dissestate qua, sto pezzo d'autostrada. Siamo a 13 minuti e siamo a Cantagallo. Siamo all'autogrill Cantagallo di vicino a Firenze comunque, per andare a Firenze. Qua si dovrebbero rientrare le tre corsie, aia. A sto rimorchio, ah, è quello per il legname, quello che hanno aggiunto da poco. Se vi mettete in coso in prima potrei anche pensare di superarvi. Ma dato che questo qua non ha la più pallida idea. Dai, cicciolino, non mi può andare 70 all'ora, poi in cioè puoi andare 70 all'ora, eh. Milano, oh mia bella.
paura. Questi qua ripartono come se non ci fossero domani. Episodio finisce qui, io vi ringrazio tantissimo per la visione e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella!